Salve gente, questo è il primo episodio di Minecraft. Oggi iniziamo il vanilla. Questo vanilla per ora chiamo, non lo so, Moponchio Vanilla perché non so come chiamarlo, poi magari in futuro lo cambieremo. Sopravvivenza va bene, normale, come difficoltà va bene, cassa bonus e mostro coordinate, però. Adesso creiamo. Ci potrebbe volere un po'. Un bel po'. Tanto. Ecco fatto. Che bell'inizio. No, io non perdo già tutta la vita scendendo da qui e buttandomi. Spacchiamo il legno. Blocco numero 1. Numero 2. Numero 3. Numero 4. Numero 5, va bene. Allora, prendiamo l'accetta. Spacchiamo la cassa. Spacchiamo le torce. Spacca le torce, ok. Spacchiamo il resto dell'albero perché lasciarlo così sofferente è proprio bellissimo. Non si spacca per l'accetta di legno che fa schifo. Abbiamo con noi un piccone di legno. E siamo nella savana, prenderei le bacche, assolutamente, perché ci torneranno un sacco utili per mangiare. Non volevo che fare questi blocchi. Spaccherò di nuovo. Voglio le bacche. Quindi poi possiamo fare anche un raccolto di bacche, effettivamente. Ecco, mi sono pure fatto male perché queste cose fanno male, sono pericolose. Ecco, ancora. Sì, un'altra volta, sì. Ammazziamo la pecora perché abbiamo bisogno di cibo e di carne e di lana e di tutto, quindi. Un'altra pecora. C'è un altro forse qui dietro. No, non c'è niente. E quindi dobbiamo cercare un'altra. No, c'è una qua, ma è grigia, è marrone. Perché se fossero state bianche potevo fare il letto, quindi non ci serve ucciderle. Questo serve prendere le bacche da qua. Così mangiamo quelle. Quindi adesso dovremmo forse una trentina di bacche, 20. Pensavo di più. Pensavo di averne almeno 30. E vabbè. Adesso mi sono fatto poco male, adesso tanto male. Le bacche, bacche. Siamo a 30, spero. 33, perfetto. 36. Adesso saremo a 40. Non è vero, ma 43, perché sì. Sì. Sto perdendo tutta la vita queste bacche, ma va bene così. Morto tra le spine, che bell'inizio. Abbiamo uno stacco di bacche? No. Adesso abbiamo uno stacco di bacche? No. 54, inizierei a mangiarle qualcuno perché stiamo morendo. Non danno molto, ma sono tutto. E ho 3 cuori. Allora, la taiga non mi piace mai come posto, quindi vorrei uscire da qua più velocemente possibile. Wow, una caverna. Vorrei andarci adesso, però è troppo pericoloso. Potrei mettere pacifica, ma non lo faccio. Quindi, dove andiamo? Faccio una grotta un po' più piccola, prendere qualche pezzo di roccia. C'è anche il carbone, perfetto. Con 3 già ci facciamo il piccone migliorato. Cioè, quello in roccia, mica vincoli. Solo che questo in legno non è molto buono, perché è abbastanza lento. Ci vogliono 3 ore per prendere 4 pezzi di roccia. Adesso prendiamo la roccia, facciamo un piccone, prendiamo il carbone perché con questo qua il legno ci metti 4 ore a prendere un pezzo. Carbone solo. Vediamo quanto ci vuole, guardate. Un solo pezzo, tutto sto campo. Roba folle. Quindi craftiamo la crafting table, che ancora non l'abbiamo craftata, dovrebbe essere un reato questo. Quindi craftata.
Piazzata. Crafti il piccone in roccia. Perfetto. Si spacca la crafting, la riprendiamo e continuiamo. Questo è il carbone, ecco qua. Allora, un pezzo, due pezzi in croce, due pezzi di carbone solo, che in genere sono almeno una ventina, così, no, due, come diamanti, proprio tirchi, tirchi, fino al midollo proprio. Allora, prendiamo di nuovo le bacche che abbiamo fame. Andiamo avanti, no? Non c'è più nient'altro da prendere. C'è un altro po' di roccia, ma no. Prendendo la roccia andiamo via da qui perché non mi piacciono i boss. Per niente. Saliamo. No, c'è la scaletta qua, perfetto. Dobbiamo trovare una pianura, una roba del genere. Un pezzo di terra, toglie forse. Allora, cerchiamo una pianura. Allora, di qua non c'è nessuna pianura. Di qua nemmeno. Qua c'è la carne, probabilmente è passato un lupo, appunto. Che vorrei prendere, ma mi manca le ossa. E le ossa dagli scheletri. Un altro modo sarebbe uccidere i pesci, ma ci stanno i Bob. No, Bob no. Io lo chiamo Bob. Stupido Bob. No, fa male pure. Ok. I pesci qua non ci stanno, no, quindi niente lupo, almeno. O andiamo di qua, o di qua, o prendiamo la barca, andiamo pure di qua. C'è qualche. Ma perché ci sono i semi spaccati? Chi è che li rompe? Non ho mai capito questa cosa. Abbiamo trovato un albero importante. Non mi ricordo bene il nome, però mi sa che sul posto ci dovrebbe stare quel bioma delle caverne particolare. Le Lush Cave, se non sbaglio. E non abbiamo tutto questo tempo da perdere, quindi non posso prendere la mano. E quindi lo lasciamo perdere perché non ci sta niente. Cioè, potrei scendere altrove, ma non mi sembra il caso questo. Questa dovrebbe essere la taiga gigante. Si capisce dalla grandezza degli alberi e dal fatto che si trova i ciottoli col muschio. E anche la terra brulla. Non mi piace come posto, come ho detto. Cioè, però è più bella rispetto alla taglia normale perché i colori mi piacciono di più. Cioè, questo marrone un po' più scuro qua. Gli alberi sono più belli, più grandi. Ok, andiamo avanti. Ci vorrà un bel po' trovare qualche posto perché qui la casa non la vorrei fare. Poi magari vivremo dentro un buco, però va bene. Qui abbiamo foresta innevata. E potremmo fare la casa sulla montagna, ma poi sarebbe un po' scomodo scendere ogni volta. Ecco, Emma. Dovrò tagliare. No! Allora, spacchiamo l'albero. Perso metà vita quasi. Forse era meglio se prendevamo la barca, andavamo più veloci e c'erano meno ostacoli. Il problema è che il sole sta calando, quindi ci restano 2 minuti. Tre? Una roba del genere. Uno forse anche. Quindi abbiamo poco tempo, quindi ammazziamo la pecora. Quanta lana abbiamo? 3 di lana, perfetto. Possiamo fare un buco e dormire subito. E inizierei a fare perché è meglio. Quindi facciamo il tipico buco. In profondità ancora, usiamo questo, facciamo così, ta 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 e ta, tappiamo sopra così non ci cadono i zombie. Qua se si coda va bene. Poi riprendiamo tutto, usiamo le torce che abbiamo preso prima dalla cassa, spacchiamo, facciamo un po' di spazio per non morire soffocati da qualche bug strano di questo gioco, ormai sono abituato a tutto. Craftiamo il letto e dormiamo. Da letto, con questo serve questo qua, letto qui e si dorme, ma si può dormire ancora, vediamo. Ancora no,
No. Ok, sì. Allora, prendiamo la crafting. Prendiamo il letto e andiamo su. Magari c'è qualche scherzo. Prendiamo il lupo. Adesso vedremo tutto. Abbiamo la terra per salire? Sì, abbiamo della terra. Allora, cioè è un pesce. Ammazziamo il pesce. Ammazza il pesce. Ammazza. Non va giù. Ammazza il pesce, non muore. Schiantato. Perché è pieno di sabbia? Sta spacca, c'è il ferro. No, è rame. Che cos'è? Ferro, ferro. Prendiamo l'aria. Prendiamo il ferro. Facciamo in tempo sempre. Dai. Ok, dai, non che schianti. Dai, prendi troppo d'aria. Prendi l'aria. Basta un respiro. Ok, perfetto. Due di ferro, più o meno. Va bene così per ora. Prendiamo altro cibo, perché stiamo già di nuovo morendo per colpa di stare che finisce in 10 secondi, almeno. Porco, lo lasciamo vivere. Facciamo la barca. Serve pala, pala mi sembra il legno, quindi pala di legno, barca, 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 non possiamo perché ci serve più legno, eccola qua, barca, perfetto. Mettiamo sto roba e piattiamo la barca, andiamo, altrimenti nuoto qua a piedi, ci mettiamo mezz'ora. Allora, adesso andiamo molto più veloci spediti, nel frattempo vorrei anche mangiare, perché non ho mai le bacche in mano? Adesso lo siamo, cioè, ho le tartarughe. Cioè, portiamo una, vediamo se possiamo. Non possiamo, va bene così. Ci vorrà un bel po', forse. Un bel po'. Ok, gente, ho appena trovato della terraferma buona. Abbiamo una prateria, un albero là in mezzo, degli asini, una montagna. Qua sarebbe un buon posto già. Però andrò ancora un po' in giro per vedere se c'è di meglio. Non è per niente male proprio. Cioè, io direi, ma che se poi è un villaggio? Non sarebbe per niente male. C'è una mini mucca. Fiorellini, dai, va bene come posto per iniziare, direi. Una grotta qua, l'alberello lì, una sua muccona, un bacchetto. Ah, non è male come posto, possiamo iniziarlo a farlo qui. Inizierei a fare una casa semplice magari, molto semplice, anche abbastanza piccola. Poi la amplieremo magari. Allora, questo è così, il centro. Centro qui, ok, non c'è un centro, ma è doppio. E poi facciamo 1, 2, 3, quante? 4, 5, 6, quindi sono 6. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 2. Qua c'è il mezzo, sì, e 6, così, così, e così. È un po' piccola, problema. Davvero troppo piccola, quindi la ingrandirei un po'. Vediamo se la facciamo di 3 più grande. Quindi 3 in più di qua.
Così. E dovremmo farla anche più entro di là. Quindi no, dobbiamo fare così. 1, 2, 3. Facciamo così, spacchiamo qua di nuovo. Per fare in modo che sia un cubo pure, se non voglio un rettangolo come casa. Quindi questo è 6 più 3 dovrebbe essere 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Però c'è anche l'angolo. Quindi con gli angoli è sempre un casino. Non mi ricordo mai come fare, perché ci sono gli angoli che aumentano di 1, devi contarlo e non mi ricordo. Quindi no, dobbiamo fare attenzione a non sbagliare. Quindi dobbiamo fare la casa da capo. Quindi questi sono 3, 4, 5, contiamo anche l'angolo. Quindi 5, 6, 7, 8 e 9. 9, 9. Allora, vediamo se c'è un centro. Il centro dovrebbe essere questo. Lì è 3, 2, 3, 4. Non c'è il centro. Qua c'è il centro. Questo è 1 e lì 4. E qui 4. Qui c'è il centro. Qui no. Quindi dobbiamo ampliare di 1 e far così. Spacchiamo il fiore di mezzo. Che non posso passarci poco sopra. E abbiamo ancora un po' di ciottoli per fortuna. Anello iniziale finito praticamente. Per vedere se è un cubo perfetto basta fare così. Vedere qua, andare esattamente dritti e vedere se si va dall'altra parte. Sì, dovrebbe essere un cubo perfetto. Fare così e vedere se si va esattamente nell'altro angolo. È un cubo. Questo più che altro vi serve per le costruzioni un po' più grandi, magari se volete vedere se è un cubo perfetto, perché adesso si vede abbastanza d'occhio. Togliamo la pecora di mezzo. Perfetto. Dove iniziamo a fare la casa? Allora, mettiamo la cassa che occupa un sacco di spazio. Piazziamo la sabbia, la cassa, facciamola. Cassa, tutto lo schifo che abbiamo qui dentro. Non ci servirà mai. Prendiamo la crafting table. Mettiamo qua. Sabbia di nuovo. Cassa di nuovo. Così ce l'abbiamo. Perché poi fare il pavimento qui. Mi serve l'accetta. Un'accetta in roccia. Perché così possiamo andare a spaccare gli alberi molto più velocemente rispetto a quella in legno. Quella in legno è abbastanza lenta. E adesso andiamo ad abbattere qualche albero. Forse ci serviranno un paio di stack per fare la casa, non è che sia enorme, piccolina, piccina. Ci vorranno così tanti stack di meno. Quindi forse riusciamo a finirla per il giorno, non credo, perché dobbiamo prendere ancora i materiali, che è la parte anche più noiosa. Vediamo quanto abbiamo. 31. 31 dovrebbe essere già due stack, però ne prenderei ancora. Finito, 48 di legno dovrebbero abbassare, credo. Di nuovo un'altra pecora, schianterà. 2, 3, quante sono? Perfetto. Allora, legno, facciamo così. Stack, dobbiamo fare pavimento innanzitutto. Facciamo così. No, quello non dovrebbe essere messo. Non basta uno stack intero per il pavimento. Allora, sì, no, come?
Ah no, ecco, infatti, c'è il blocco qua. Oh, perfetti, perfetti. Tutto super perfetto. E il sole sta tramontando. E non ho più legno. No, legno ce l'ho ancora. Facciamo così. Facciamo un muro al volo. Dovrebbe bastare di due. Non so se ce la facciamo fino in tempo. Questa velocità no. Possibile col volo. Dai. Con due di altezza non dovrebbero più passare i mostri. Prendiamo il letto, dormiamo col volo. Dormi, dormi, dormi. Letto lo lasciamo qui, prendiamo la legna, facciamo tutto così, così, angoli, e usiamo ancora sta legna, e no, mi sa che non basta, che quanta alta la facciamo? Sicuramente ancora due, almeno, uno, due, uno, due, e se qua è 9, no, qui è 3. Più 3, 6, più 3, 9, più 1, 10, 10, 10, quindi altezza dobbiamo fare un quadrato di 10, però non voglio un quadrato, quindi dobbiamo farla almeno 6 forse, 6, poi facciamo un tetto magari, un tetto particolare. Allora, ancora, facciamo ancora di... erano due più altri quattro ancora due, quindi ci servono otto di questi per rialzarle e poi diversa legna per fare un muro tecnico. Sotto i 44 di legna, forse basteranno per finire l'intera casa. Dobbiamo fare una porta anche, un blocco di due, ma forse sai che non serviva due. Sì, secondo me basta solo così. C'è legno a terra, legno a terra, dobbiamo togliere questo blocco.
tolto il blocco. Io adesso farei la porta la facciamo qua direi, doppia porta, facciamo qui, retra, sì, giusto, corretto. Prendiamo il blocco, facciamo da due porte, messaggio a 3 di base, quindi siamo a posto. Facciamo così. Adesso prendiamo degli scalini. Scalini, facciamo degli scalini. Si fa così. O facciamo così, oppure facciamo quella tecnica con i fiori. Facciamo la roba dei fiori magari. No, magari viene. Per farla serve delle botole. Questo è perfetto. Due blocchi di terra. Facciamo questo. Uno e due. Tutta questo. Prendiamo queste, mettiamo, le mettiamo così. Non l'accetta. Facciamo così con le botole. Questa no, dai, questa qua. Così, poi dovrebbe crescere l'erba, ci mettiamo dei fiori qua, fiori che andiamo a prendere perché non abbiamo, o scegliamo le margherite che abbiamo qui, questi fiori, però il problema è che questi fiori nessuno dei due mi piace, quei fiori rossi alti invece molto di più, riprendiamo quelli, ok, ne bastano solo due ovviamente, perfetto, torniamo indietro. Mettiamo i fiori nella terra. Uno e due. Mettiamo le porte. Poi ci metteremo anche le finestre. L'effetto ci sta. Quindi adesso che abbiamo fatto quel lavoro lì. Cosa bisogna fare? Il tetto, giustamente. Il tetto abbiamo abbastanza legna, assolutamente. Ci serve un bel po' di legna in più. 40 non basteranno mai. Quindi cosa si fa? Si va a prendere acqua, legna, nulla. Non so accetta. Andiamo a prendere l'acqua legna. Ok, 15 forse. Bastano poi, facciamo 60, 60, sono gli scalini, scalini di 2, qua forse bastano, facciamo, saliamo sopra, che tetto facciamo? Facciamo il tetto quello là, che tetto facciamo? Non lo so, magari facciamo quello là tondo, quello da spirale tipo, pronto, a cappellino. Fa così. Ok, cammino un po' dappertutto. Tanto col tempo dovrebbe diventare più piccolo e più veloce. Adesso si fa così e così. No, questo non dovrebbe essere.
stanno già finendo gli scalini. Manco messo qui. Ok, l'ho ripreso e abbiamo finito tutto. Quindi vado a prendere la tua. Non qui! E cade! Mannaggia! Ho finito per spaccare i blocchi. Vediamo le bacche, le bacche del suolo, le bacche del suolo. Non le vuole finire tutto. Dobbiamo iniziare a mangiare qualche altro. Anche il tempo a prendere quello che devo prendere. Non c'ho potuto dire quanto è la già prossima notte dobbiamo tornare assolutamente a casa. Ci sono 30 freddo, vabbè, tanto prendiamo domani. Non voglio niente a che fare con gli scheletri. I zombie sono anche facili da fuori. Sto attaccando da tutta, ma gli scheletri sono terribili. Vediamo se riusciamo a fargli litigare lo scheletro. No, per niente, torniamo a casa benissimo. Ok, dovrebbero bruciare. No! Perché stai sto così in casa? È caduto dal tetto! No! Scendi giù! No! Per... no, non mi picchiare! Devo fare una fornace assolutamente al volo. Però non ho molta roccia, dobbiamo prenderla da qui. Spacca la roccia. Ok, facciamo una fornace e cuociamo la carne. Eccola qua. Carne, carne, carne. Dove è la carne? Questa. Siamo in legno, va. Graffiamo questo. La carne cuoce. Noi facciamo gli scalini. Tanto scalini. Carne numero uno. Carne numero 2. Ok, adesso dobbiamo salire sopra di nuovo. Salire sopra, abbiamo questi tronchi. Ok, adesso continuiamo con la costruzione. Scrivo così, così, quasi finito. Allora, in questi casi che si fa? Si deve usare, si devono usare i mezzi blocchi che devo craftare e buttarmi da qui. Non ho nemmeno più il legno. Qua non basta o basta? Quanti ne crafto così? Sei perfetto, bastano. Ho appena craftato il bastone per sbaglio. C'è
faremo un altro giro in foresta, perfetto. No, lo zombie no. Il cappellino d'oro marcato di... No, non lo voglio nemmeno affrontare. Dovrei farmi una spada perché non posso sprecare tutti gli utilizzi della lancia sui mostri. Sono i lupi qua, lupi, ossa, niente, perfetto. Torniamo a casa. Prendiamo la carne. Saliamo di nuovo qua sopra. No, prima dobbiamo craftare i mezzi blocchi, vero? Vero? Mezzi blocchi craftati. Saliamo. Saliamo da qui, vabbè. Spacco anche questo. Adesso mettiamo così. Mettiamolo giù. Facciamo così. Spacchiamo questo. Adesso lo spacchiamo quando siamo giù. E andiamo qui. Mettiamo questo. È fatto. Facciamo anche qua la sabbia per i vetri, sarò pochissima. Andiamo a prenderla al volo. Quanti vetri serviranno? Facciamo aspetta, ne mettiamo magari come possiamo fare? Due qui, 4, 8. Almeno dobbiamo prendere altri 12 pezzi di sabbia. Sì. 4. Abbiamo così 26, più che sufficienti. Lo ricuociamo. E mettiamo i vetri. Mettiamoci la legna. Questo, facciamo altra legna, ancora legna perché sono tanti pezzi di sabbia. Ok, così fatto, spacchiamo qua, è fatto. Adesso aspettiamo che si cuocia. Ok, fatto. Adesso facciamo le lastre, così risparmiamo solo per quello. Spacchiamo qua. Ok, mettiamo
No, ecco già il primo sprecato. Altro qui, solo che non ne ho più perché si è rotta. Ancora due, dammi due. Siamo a due lastre. Ancora, sono ancora due finestrelle qua, una qui e una qua. Ok, abbiamo finito la casa però. Non è venuto nemmeno troppo male. Aggiungerei solo un dettaglio che la dovrebbe migliorare drasticamente. Scalini ce li ho ancora, sì. Aggiungere alcuni così perché un bottino, c'è niente da vedere. No, ecco, già così non va bene. No. Mette la testa in giù qui. Sono costretto a salire. Perché si mette la testa in giù adesso? E vabbè, saliamo a questo punto. Cosa qui. E abbiamo finito. Adesso abbiamo finito la casa. Non è venuto nemmeno troppo male. Spacchiamo questo. Andiamo a dormire perché è calata la notte subito. Le torce, non abbiamo più preso la torcia da lì, mi sa. Ne mettiamo una qua, effetto finale è questo. È venuto molto bene, direi. Va bene, concluderei qua il primo episodio. Spero vi sia piaciuto e magari ci vediamo al prossimo. Ciao.